Gentili ascoltatori, siamo in compagnia del Cavaliere Araldi, presidente della Uniplas di Pindemonte. Buongiorno e benvenuto, Cavaliere. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Il Cavaliere Araldi è recentemente scampato e un attentato alla sua vita. Una domenica di un paio di mesi fa, il Cavaliere si era alzato di buon'ora per recarsi a messa. Uscito di casa, ha attraversato la piazzetta antistante per raggiungere la sua coupé, quando una serie di colpi è stata esplosa da un terrorista sconosciuto verso di lui. Il Cavaliere è stato raggiunto da due proiettili ed è crollato a terra, mentre il suo attentatore si dava alla fuga, forse convinto di essere riuscito a portare a compimento il suo piano. Fortunatamente, il Cavaliere è stato prontamente soccorso da alcuni passanti e trasportato al Sant'Antonio di Padova, dove è stato operato d'urgenza. Dica, Cavaliere, cosa ha provato in quei momenti? Non ho fatto in tempo a comprendere cosa stava accadendo. Ricordo che avevo quasi raggiunto l'auto quando ho sentito un botto e il finestrino è andato in frantumi. Non ho capito cosa stava succedendo e ho fatto per girarmi quando ho sentito una fitta al fianco e un altro colpo. È stato allora che ho capito cosa stava accadendo, che mi stavano sparando. Mi stavo reggendo la macchina quando un altro colpo mi ha raggiunto alla gamba e sono caduto per terra. Credo di aver sentito un altro paio di spari prima di perdere i sensi. Ha avuto modo di vedere il suo assalitore? Purtroppo no. Non ho capito nemmeno da dove arrivassero i colpi e è stato tutto molto veloce, una manciata di secondi. È stato in pericolo di vita? Sì. I medici dicono che me la sono vista brutta. Sono stati decisivi i primi minuti. Per fortuna sono stato soccorso dalla professoressa Rabbini e dalla giovane Emanuela, che è corsa a chiamare il padre, il dottor Zaia. Il dottore mi ha prestato i primi soccorsi, grazie ai quali sono ancora vivo. Non smetterò mai di ringraziarli abbastanza. Sono passati 2 mesi, ma non c'è nessuna traccia di chi possa essere stato. Ci dica, ci sono novità? Gli uomini del maresciallo Conforti hanno svolto tutte le indagini del caso, ma non hanno portato a nulla. Chiunque sia stato, temo sia riuscito a farla franca. Si segue la pista politica? In fin dei conti, sa, lei è un'icona dell'industria italiana, cavaliere del lavoro, un simbolo che potrebbe essere facilmente preso di mira da gruppi sovversivi. E non sarebbe nemmeno il primo. I carabinieri mi hanno detto che non escludono nessun movente. Purtroppo le indagini non hanno portato da nessuna parte. Lei crede che quello che le è successo possa in qualche modo influenzare le elezioni? Pindemonte, a breve, lo sappiamo, sarà chiamata a scegliere un nuovo sindaco e... I miei concittadini non sono persone che si lasciano intimidire facilmente. Se quello che mi è successo doveva essere una dimostrazione di forza da parte di qualche criminale filo comunista, è stata tutta fatica sprecata. Anzi, ringrazio Guido Rosso e Alberto Lorusso, che hanno trovato il tempo in questa accesa campagna elettorale per venirmi a trovare e farmi gli auguri di pronta guarigione. E com'è stata la risposta degli altri suoi concittadini? Calorosa, molto calorosa. Sono venuti in tantissimi a trovarmi all'ospedale, ed è grazie a loro, grazie al loro affetto, se mi sono ripreso così in fretta. L'ingegner Bartolini, il signor Damiante, Rossi. È vero che il parroco, la domenica successiva al suo attentato, ha tenuto una predica, diciamo, molto sentita. Sì, così mi hanno raccontato. Vede, Don Franco è sempre stato un uomo diretto, a cui non piacciono i giri di parole. E se deve dire qualcosa, la dice senza complimenti. In un suo articolo, Giulio De Stefano ha dichiarato che le cause dell'attentato alla sua vita sarebbero da ricercare in malcontenti e, diciamo, tensioni all'interno della fabbrica. Lei crede che qualcuno dei suoi dipendenti possa avercela con lei? Viviamo in tempi difficili, in cui spesso il rapporto con i propri sottoposti è teso e carico di conflitti, questo è vero. E spesso culmina in scontri, nell'intervento della polizia. Insomma, abbiamo tutti presente le immagini delle cariche e degli scontri in strada, non sarò io a voler negare l'evidenza. Ma i miei uomini sono persone per bene, con la testa sulle spalle, e a nessuno di loro verrebbe in mente di compiere una follia del genere, e di sicuro non di sua iniziativa. Se responsabilità in questo senso ci sono, vanno cercate in quegli ambienti che si approfittano di loro, mettendo in testa idee pericolose e sfruttandoli per il loro tornaconto. Beh, immagino si riferisca a sindacati e alla sinistra militante. Certo, a loro e agli studenti che li sobillano.
sapesse ogni giorno quanti ragazzi mi tocca vedere ai cancelli della Uniplast. E non immagina cosa vanno dicendo. Tornando proprio alla Uniplast, girano indiscrezioni che la vorrebbero in procinto di ritirarsi dalla conduzione della sua impresa, è vero? La vedo molto informato. La notizia non è stata ufficializzata, ma la decisione è presa ed è solo questione di giorni ormai. Ho dedicato alla Uniplast tutta la mia vita, da quando la fondai insieme al compianto Ugo Polini. Abbiamo fatto nascere in due la Uniplast e in due l'abbiamo fatta crescere come una figlia. Alla morte di Ugo ho rilevato le sue quote da sua moglie, Sandra Testa, e sono andato avanti da solo. Ma non è stato come i primi tempi, era tutta un'altra cosa. La Uniplast è nata da due persone e finalmente tornerà sotto la gestione di due persone, i miei figli Luca e Beatrice. Ormai sono cresciuti e sanno come mandare avanti l'eredità di famiglia, mentre io sono vecchio, faccio fatica a seguire i ritmi di produzione. E quest'ultimo incidente mi ha reso tutto più difficile. Io, ormai, ho fatto il mio tempo. C'è bisogno di idee nuove, di giovani, di novità. Da imprenditore di lungo corso mi accorgo che nei prossimi anni il paese andrà incontro a cambiamenti imprevedibili e che la nostra società si appresta a mutare volto drasticamente. Bisogna saper adattarsi per sopravvivere e la Uniplast non intende attendere che sia troppo tardi. La ringrazio per la sua disponibilità, cavaliere, e le auguro anche buona fortuna per tutto. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Nobody can be there.